Grazie Presidente. No, beh, la riformulazione non l'accettiamo perché oggettivamente il provvedimento lo riteniamo assolutamente inutile, come sono Quindi già chiede di stati. porlo in votazione, chiedo scusa. Sì, Ah, va bene, prego. dichiarazioni di voto. Come abbiamo già visto altri decreti analoghi a questo, in cui si cercava in grosso modo di fare le stesse cose, cioè di liberare i carcerati, di liberare i detenuti, liberare la gente che ha commesso dei reati. Indubbiamente la maggioranza ha trovato degli errori. Già sul giornale stamattina si rivendicava al PD che per fretta si è scritta male la norma, per colpa della minoranza, fra cui anche la Colleghi, vi Lega. chiedo di abbassare il tono della voce, per favore. Fra cui anche l'opposizione della Lega si è dovuto fare tutto di fretta. Ma quale fretta c'è stata in cui si è cacciato, si è tagliato sommariamente la discussione in commissione e poi si è tagliato anche successivamente in aula con la richiesta di fiducia, fiducia che ha ottenuto questo governo, come sempre. Un film già visto in altre occasioni, sugli altri indulti, sugli altri amnistie, che non hanno portato nulla, anzi solo esclusivamente un aggravio di spesa per la finanza pubblica, perché se dovessimo realmente risolvere quel problema che è il sistema carcerario, perché oggettivamente abbiamo sempre ribadito che il problema esiste, che ci sono circa 20.000 detenuti in più, nel senso che la capienza massima delle nostre carceri attualmente, da stime grossolane del Ministero, ma non può far altro questo Ministero, sono circa 43.000-45.000 posti. Ma la soluzione c'è sicuramente. Potreste tranquillamente aprire le carceri a tutti, liberare i detenuti, così ci sarebbe una riduzione di spesa ulteriore nell'intero sistema carcerario, poi si potrebbero anche mandare a casa, licenziare tutti i magistrati, lasciare a casa gli avvocati, tutto il sistema dell'impianto giuridico e giudiziario sicuramente potrebbe essere un sollievo per questo Paese, da quello che fa trasparire questo decreto e gli altri decreti che avete posto in essere negli ultimi anni per cercare di risolvere il problema. Un problema annoso, fra cui quello indubbiamente, come abbiamo posto noi, per una soluzione effettiva e cercare la soluzione, cioè cercare la possibilità che quei 20.000 detenuti possano scontare le proprie pene nelle carceri. Carceri che già esistono e nessuno può dire il contrario, oppure fare un piano edilizio carcerario, come era già stato fatto negli anni passati, e svolgerlo appieno, ma le risorse della finanza pubblica forse non lo permettono. Forse vi piace di più mantenere i delinquenti fuori dalla porta, che possano tranquillamente svolgere le proprie attività illecite come hanno sempre fatto, perché, come stavo per dire prima, i decreti e gli indulti, gli svuota carcere negli anni precedenti non hanno risolto il problema. Nel 2006 c'era l'analoga popolazione carceraria nel nostro paese, sono avvenuti 4-5 svuota carcere, indulti, amnistie, chiamiamole come vogliamo, comunque leggi per cercare di risolvere il problema e il problema non si è risolto. E qual è il motivo? Non è di certo il problema della minoranza che fa opposizione, che cerca di migliorare il testo, come è stato anche fatto, perché oggettivamente per quel che poco si è potuto discutere, quel poco che ci avete concesso di poter parlare, abbiamo dato delle giuste indicazioni, soprattutto sui reati più gravi, quelli di mafia. Quella è stata una norma sicuramente correttiva, ma la miglior correzione sicuramente sarebbe da ritirare il decreto stesso in toto, subito, senza fare ulteriori brutte figure. Brutte figure che avete già fatto Dovrebbe con gli concludere. indulti precedenti, perché oggettivamente, come si è visto negli anni passati,
i detenuti scarcerati dopo 6 mesi purtroppo reiterano il reato e ritornano in carcere. Grazie.